Grazie Presidente, grazie a tutte le consigliere e tutti i consiglieri che ho ascoltato, come avete potuto vedere, con grande attenzione in questa gabbia materiale che è chiamiamolo lo scranno di questo Consiglio Comunale. Non è facile prendere la parola dopo Farinata degli Uberti, dopo Gramsci e dopo le cose belle che ho ascoltato, però quando, caro Enrico, leggevi quella sentenza della Corte, ho pensato un attimo nella mia testa se qualcuno me l'avesse fatta leggere nei giorni in cui qualcuno mi disse perché non ti candidi a sindaco di Napoli. Perché effettivamente, devo dire la verità, magari non ci saremmo informati bene, ma credo che tutti i candidati sindaci di quell'epoca, compreso il candidato del PD Mario Morcone, non sapessero effettivamente qual era quel quadro, che era un quadro veramente di dissesto. Quindi noi partiamo sicuramente da lì. Io non sono in campagna elettorale e non lo sarò, quindi faccio l'intervento da sindaco di Napoli e ovviamente anche da chi guida una coalizione politica, non solo un movimento politico ma una coalizione così ampia e così forte, e che voglio ringraziare, perché in questi anni, se non ci fosse stato il Consiglio Comunale, anche l'opposizione chiaramente, nel confronto duro, e chi se li può scordare, alcune nottate, soprattutto quella quando rimasi sospeso, quindi il Consiglio Comunale è stato determinante. Cominciamo con il fatto che se si è raggiunto quel risultato nella legge di bilancio è perché è stata scritta una pagina di altissima cooperazione istituzionale, che ha visto in campo la città di Napoli schierata, dove io mi sono personalmente assunto la responsabilità politica e istituzionale di quella, chiamiamola, confronto, trattativa, dialogo, scontro, ha vissuto vari momenti, sono stati 5 mesi, lo ricordavi tu. Sicuramente il governo, sicuramente l'ANCI, sicuramente le forze parlamentari. Però, c'è un però, che dobbiamo dire oggi, visto che hanno parlato tutti su questo tema, non è che ci fosse quel clima dove tutti erano d'accordo su questo risultato, perché altrimenti qualcuno mi dovrebbe dire, niente di meno per una cosa così scontata, che ho apprezzato anche negli interventi non solo della maggioranza e dell'opposizione, un po' tutti, non tutti, ma molti convergono sul fatto che non è un salva Napoli. Mi spiegate voi in questi 5 mesi che io ho sprecato tanto tempo e salute psicofisica, insomma, ma di che stiamo parlando? Io vorrei ricordare, del resto ne ho documentazione nel mio cellulare, ne ho documentazioni nelle mail, ne ho memoria nella mia testa, ne ho memoria nella partecipazione col mio capo di gabinetto, ci sono tanti testimoni, che il 14 dicembre hanno dopo Cristo del 2017, cioè parliamo praticamente di circa poco meno di un mese fa, intorno alle ore 9 del mattino, ci viene comunicato da forze politiche, se non voglio ricordar male, del raggruppamento MDP Sinistra Italiana, oggi confluiti in Liberi Uguali, che la norma, che il governo della Repubblica Italiana aveva presentato in commissione bilancio Camera, perché al Senato non gestiva ancora niente, eravamo passati alla Camera, c'era un emendamento, assumo la responsabilità politica di quello che dico, contro la città di Napoli. Cioè stava scritto, potranno ripresentare, un goccio d'acqua, potranno, perché parlerò un po' a lungo, quindi, potranno ripresentare il piano di riequilibrio tutte le città ad eccezione di Napoli. Era più corretto dirlo, no? Ad eccezione di quelle che non hanno avuto l'altro giorno una sentenza, non una sentenza, un provvedimento interlocutorio di prima istanza davanti della Corte dei Conti. Ore 9. Voi mi dovete chiedere, e sono qua disposto, salvo le cose di riservatezza, perché poi anche nei rapporti tra i massimi vertici di istituzioni ci stanno vincoli di riservatezza,
Che cosa è accaduto? È il giallo? E oggi arriviamo alle ultime pagine del giallo. Visto che stiamo parlando di giallo, parliamo pure di gialli. Ma parlate di Farinata degli Uberti, di Dante Alighieri, di Gramsci. Io che rispetto a voi sono un terra-terra da un punto di vista culturale. Seppur quando parlavi di Farinata degli Uberti mi sovvenne che il primo manifesto rivoluzionario che fece all'epoca all'interno dell'ordine giudiziario si chiamò, lo costituimmo insieme a altri sette magistrati, il Ghibellin Fuggiasco. Quindi quando tu hai detto Farinata degli Uberti io mi sono ricordato il Ghibellin Fuggiasco, che se vi andate a vedere la storia del Ghibellin Fuggiasco, che non posso dire qua altrimenti il mio intervento, grazie, sarebbe troppo lungo. Che cosa è accaduto? Questo è il tema. Se alle 9 del mattino in commissione bilancio della Camera, a pochi minuti dalla discussione e dall'approvazione, ci viene detto, ahimè, questa notte ci sono stati una serie di incontri politici in cui non c'erano la curva A, la curva B, i distinti e la posillipo di Napoli, ma c'erano alcuni che dicevano mai, mai osate dare una mano alla città di Napoli. È accaduto che il sindaco di Napoli si è assunto la sua responsabilità, ha alzato il telefono e ha fatto delle telefonate. Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, il Presidente, non è veramente prende a nota, può prendere nota tranquillamente, io sono disponibile anche davanti a qualsiasi autorità, no, perché capisco che poi dopo subito in tempo reale il sindaco dice quello che c'è qua dentro, nel mio cellulare, i messaggi che ho scritto. Il sindaco di Napoli non si è limitato a parlare, ha messo per iscritto quello che sarebbe accaduto in città se si fosse approvato quel tipo di norma. Sono un combattente, mi considero un uomo delle istituzioni, ma mi assumo le responsabilità di ogni cosa che faccio, quelle belle e quelle brutte. Quindi ho chiamato il presidente Boccia, quindi ho chiamato il mio presidente dell'ANCI, da vicepresidente dell'ANCI, al quale mi sono permesso di mandare un messaggio. Detto aspetta, Do, non ti voglio dire quello che accadrà se passa questa norma, te lo metto per iscritto, in modo che se un domani qualcuno vuole avere dei dubbi su qual è la posizione di Luigi De Magistris, sta nell'SMS di Luigi De Magistris, qua memorizzato, ore 9:49. del 14 dicembre anno dopo Cristo 2017. Se fate questo vi assumete la responsabilità politica e istituzionale di aprire un conflitto politico e istituzionale senza precedenti, di cui il capo del conflitto politico e istituzionale sarà il sindaco di Napoli, perché quella era una norma vergognosa. Dopo mesi e mesi di confronto istituzionale, leale, perché io so riconoscere la lealtà, so perfettamente che all'interno del Partito Democratico c'è chi ha lavorato per questa norma, so perfettamente chi non ci ha lavorato per questa norma, lo so, come correttamente ha detto Panini, so all'interno di forze parlamentari di opposizione a livello nazionale qui chi ha giocato lealmente, lo so. Allora non mi piace che adesso tutti fanno il tifo. De Magistris riconosce che se non ci fosse stato il Partito Democratico come partito, chiaramente questo risultato non si raggiungeva, così come le altre forze politiche, così come l'interlocuzione con il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ho personalmente incontrato i vertici, e così come Forza Italia, così come tutti. Però non facciamo la storiella che erano tutti tifosi del Napoli e di Napoli, altrimenti qualcuno mi dovrebbe dire quell'emendamento perché è stato portato in quel modo e la storia è cambiata. Non faccio mai citazioni personali per un intervento personale che ho messo in campo con i vertici dello Stato e delle forze istituzionali, perché sono il sindaco di questa città e io la difendo la città. Poco dopo è arrivato il messaggio emendamento accantonato ed è uscito fuori l'altro emendamento. Ma del giallo oggi abbiamo la confessione. La confessione l'ha fatta lei, consigliere Valente.
perché nel suo intervento lei ha raccontato con molta attenzione qual è la volontà di un pezzo della politica che non ci ama, cioè quello di tenerci sotto tutela. Quindi quando ha fatto l'esegesi della norma, non vi illudete, tanto noi sembra al guinzaglio abbiamo messo, ed effettivamente so bene che quella formulazione della norma in prima mattina e tutte le altre formulazioni che erano arrivate in commissione bilancio erano tutte finalizzate a tenere esattamente al guinzaglio la nostra città. Dategli un po' d'ossigeno, ma non dategliene troppo, perché sono 7 anni che voi non vi rassegnate a questo fatto, che noi vorremmo cercare di governare senza avere lacci, lacciuli e guinzagli. Però la squadra l'abbiamo messa in campo e l'ANCI si è schierata non con De Magistris, l'ANCI si è schierata con tutti i sindaci, con orientamenti politici assai diversi. Ci sedevamo al tavolo dalla sindaca di Torino al sindaco di Messina, dal sindaco di Napoli alla sindaca di Roma, dal sindaco di tutti i sindaci. Era una battaglia comune e le norme questa volta abbiamo contribuito anche noi a scriverle, ed è per questo che sappiamo la storia, cara consigliera Valente, di quello che è accaduto in quelle ore, minuto per minuto, come la partì, minuto per minuto, onorevole, forse non proprio minuto per minuto, ma lo sappiamo. Allora oggi non accettiamo, come dire, che qualcuno ci venga a dire noi che cosa dobbiamo fare. Noi lo sappiamo perfettamente che non abbiamo vinto la lotteria. Sappiamo perfettamente che non ci avete regalato niente, sappiamo perfettamente che non abbiamo chiesto elemosina, consigliere Nonno, sappiamo perfettamente che non abbiamo avuto le leggi speciali come Roma, come Catania, come Milano, sappiamo perfettamente che non abbiamo avuto l'emendamento a firma Partito Democratico e 5 Stelle per frutto di un accordo tra il presidente Chiamparino, la sindaca Appennino e il governo nazionale. Diciamole le cose, per avere, perfetto, io sarei contento, io sono contento, per avere per il comune di Torino decine e decine di milioni di euro. Non abbiamo avuto 600 milioni degli EAB, se ne bastava 60, non dico 600, ve l'ho detto più volte, ma mi va la labirintite, a me sembrano 600 milioni, mi sbatta la capa per terra, perché non sono proprio in grado, non sono proprio in grado di gestire. Beh, ci avete regalato qualcosa? Niente, quella cooperazione istituzionale ha portato ad evitare che 240, 250 comuni potessero andare in dissesto. Ma noi sappiamo perfettamente che la strada in salita non è mai finita, che l'Everest da scalare rimane sempre quello, però siamo anche quelli che, come ho detto in una conversazione molto importante con un rappresentante di altissimo livello del Parlamento italiano e tra l'altro componente del Partito Democratico, a noi, se il Parlamento avesse approvato quella mattina quella norma, politicamente ci avrebbe fatto un grande favore, perché come è stato detto prima, noi non chiediamo né l'elemosina né siamo vittime. In quel caso ci avrebbero consegnato al martirio politico. Immaginatevi, altro che non stare in campagna elettorale. Se io avessi potuto e noi avessimo potuto dire dal giorno dopo: avete mai visto le norme contro qualcuno? In genere abbiamo visto le norme per qualcuno, ma le norme contro qualcuno, beh, una ce n'è stata quando si doveva nominare il procuratore nazionale antimafia, ma quella è un'altra storia. Così come la Corte dei Conti, lo dico da ex magistrato, ma non tiriamo sempre per la giacchetta la Corte dei Conti che ci avrebbe condannato a morte, ma aspettiamo, aspettiamo con l'autonomia e l'indipendenza di tutti questi organi, aspettiamo domani che cosa decide la Corte dei Conti, come l'altra volta abbiamo aspettato, con tranquillità, nel senso, se uno sbaglia paga. Ma tutta questa, come dire, consapevolezza e certezza che questa amministrazione è responsabile, ha prodotto danni, ne pagherà sul piano personale. Ma attenzione, attenzione, perché sono anni e anni che veniamo messi sotto inchiesta, veniamo attenzionati, veniamo processati. Vi posso dire una cosa di cui personalmente, insieme alla mia squadra, ovviamente ognuno parla per sé, la responsabilità è personale. Sono 25 anni, caro consigliere Brambilla, che da uomo delle istituzioni mi sono difeso in più di 100 procedimenti, tra cui anche quelli
della Corte dei Conti. Ho mille difetti e facciamo anche errori politici, abbiamo anche dei limiti, come ci dicono dalla nostra maggioranza, ma lei su una cosa può dormire tranquillo, che noi siamo persone, io sono una persona con le mani pulite, cioè noi queste cose non facciamo. Quindi se assumiamo le responsabilità le assumiamo davanti al popolo. Il popolo fra 3 anni ci giudicherà. Se non abbiamo salvato l'ANM, è evidente, sarà una sconfitta politica, ma io sono un uomo onesto, lo dirò. Insomma, noi non abbiamo né rubato, né penso abbiamo fatto consulenze esterne, manco uno, manco un dirigente esterno, non tenimmo proprio niente. Domani rimprovererò, lo dico pubblicamente qua, oggi mi è arrivata una lettera del capo cerimoniale, una delle persone più eccellenti del nostro comune, che è il dottore Zocco, mi ha scritto una lettera che nei soldi di rappresentanza del 2017 abbiamo risparmiato 7.000 euro. Ha detto, ma noi quando teniamo cose sorda, la ma spendere. Cioè io domani lo anticipo qua, c'è già fa una cazzata. Ma com'è possibile che uno mi manda una lettera? Perché c'è talmente la mentalità, non teniamo niente. E voi lo sapete. Poi vogliamo pagare. Per le maestre mi volete processare? Vado in galera. Vado in galera. Per aver salvato il comune di Napoli ci volete processare? Allora non ci chiamate a una responsabilità che non abbiamo, pagherete per quelli che avete fatto. Scusatemi, tutto si può dire di noi, ma l'abbiamo comunque rianimata questa città. Ma che dubbio c'è? Ne parliamo ogni giorno degli errori, delle cose che non vanno, dei servizi che arrancano. Poi ne parleremo, come giustamente hanno detto il consigliere Moretto e il consigliere Nonno, ne parleremo la prossima volta, io devo fare la relazione, entreremo nella discussione del programma. Noi riteniamo, non per colpa nostra, ma che non sia una città rianimata rispetto a quando c'erano altri assessori al turismo e agli eventi della nostra città e si undavano i sacchetti e munnezza e un turista va a fare caccia al tesoro per cercare di trovarla nascosta sotto dietro una traversina. Io direi che noi forse abbiamo altri problemi, un'esplosione culturale, tant'è che mi chiedono, sindaco, la città è troppo viva, devi fare le ordinanze. Sindaco, la gente si ferma davanti alla mia vetrina, non si vede più la mia vetrina. Sindaco, io non riesco più a camminare a piedi a via Toledo. Sono problemi, oggettivamente. Sono problemi, no, lo riconosco, sono problemi. Ma meglio questi di quando qualcuno venne, ahimè, o per fortuna, o che gioia, dico io, a bussare alla mia porta e dirmi perché non ti candidi a sindaco di Napoli, e con un gesto un po' folle decisi di farlo. Così come ci chiamate alle responsabilità con molta durezza. Devo dire soprattutto il consigliere Brambilla, che ammiro, devo dire, per la presenza e per gli interventi sempre puntuali. A me questo tipo di opposizione, comunque, anche quando non sono d'accordo, e parecchie volte non sono d'accordo, lo trovo un fatto positivo. Sta qua, pungola, ci critica. Però, lei dice, noi provochiamo... ci assumeremo la responsabilità dei danni che abbiamo procurato, pagheremo le nostre colpe, sa, io ho le spalle forti e dico bene, ce la carichiamo. Voglio tranquillizzare la mia giunta, che è così come il consiglio, noi non pagheremo di danni, perché noi possiamo pagare dei danni, come dire, politici che abbiamo commesso, ma sono convinto che fra 3 anni il bilancio sarà assolutamente positivo. Però anche qui voi guidate un gruppo politico importante, vi state candidando a guidare il paese e io, diciamo, da non partecipante alle elezioni guardo, no, con l'attenzione da cittadino che cosa accadrà e mi auguro che chiunque sarà il governo si potrà cooperare. Però attenzione a fare sempre i maestri in casa d'altri, perché io che non sono un attento lettore dei giornali, non perché non li apprezzi, ma perché da quando faccio il sindaco lo faccio H24, Roma non è, e non parlo di Spelacchio, parlo del, di cui si parlano delle cose inutili in questo paese, parlo del rischio rifiuti. E vogliamo dire che questa amministrazione sui rifiuti, senza soldi, cacciando la camorra, gli affidamenti, i subappalti e le esternalizzazioni, ha risolto quel problema? Torino, non voglio toccare un tasto amaro, ne parlerò nei prossimi giorni, anticipo un tema, a livello nazionale noi stiamo pagando un arretramento delle iniziative culturali da Barcellona di Pozzo di Gotto fino a Trento, perché probabilmente, uso un termine cauto, perché non vado a vedere in casa d'altri, per incapacità di qualcuno
Oggi fare un evento culturale nelle nostre piazze e non vi sto a dire quello che è accaduto il 6 gennaio per poter organizzare un concerto di Ricciardi a Scampia, una corsa ostacoli, perché c'è la paura che succede qualcosa. Allora consentitemelo, poi ci ritorneremo. Ogni giorno qualcuno ci fa la morale che la criminalità non si sconfigge solamente con le forze dell'ordine e la magistratura. Signori di questo paese, ministro dell'interno, catena del Viminale, a Roma mando il messaggio, quindi non è una critica a chi opera nei nostri territori, che esegue direttive, e beh, se non ci fate più portare la cultura nei luoghi della sofferenza, non ci venite più a chiedere voi che cosa fate per la rinascita di un certo territorio. Se tu per poter fare un evento devi quadruplicare i prezzi per dare serenità a qualcuno che invece di 20 transenne deve mettere 270 transenne, questo dove è accaduta questa paranoia dopo i fatti di Torino? Bene, vi voglio dire che Napoli è una città che si sta riscattando proprio grazie alla cultura e alla forza del nostro popolo. Avrei tante cose da dire, però mi avvio davvero a concludere. Oggi abbiamo avuto un quadro chiaro di chi ha lavorato in un certo modo e chi ha lavorato in un altro modo. Io da sindaco e da vicepresidente dell'ANCI sono molto contento del ruolo che ha svolto l'ANCI, del ruolo che hanno svolto i sindaci e anche, come lo ha ricordato Enrico Panini, Eleonora De Maio, ma anche tanti altri, il fatto che la città di Napoli, grazie alla sua tenacia, grazie alla sua voglia di combattere, abbia contribuito a salvare altri 300 comuni, di quelli sicuri. Poi ci sono quelli in dissesto, come si diceva prima correttamente, la distinzione, anzi, forse per un certo momento è convenuto anche andare più in dissesto che anziché stare in predissesto, e che questa è stata una grande battaglia forte. Ma vogliamo anche ricordare un dato, e mi fa piacere che qualche consigliere l'ha ricordato, che se non ci fosse stato il cambio delle norme, e le norme, cara consigliera Carfagna e cara consigliera Valente, si fanno in Parlamento, le norme sui cambi di legge, sull'armonizzazione dal bilancio di competenza al bilancio di cassa, non le abbiamo fatte noi, noi avremmo già superato il disavanzo della nostra città. Allora io confermo la principale critica politica che mi voglio attribuire in questa sede, che mi auguro di colmare nei prossimi anni. Noi stiamo indietro sull'investigazione del debito. Ecco la grande sfida del 18, soprattutto un grande luogo pubblico, un audit pubblico misto di personale amministrativo, tecnici del comune, esterni, per capire il debito. Perché è vero quello che hanno detto, che avete detto alcuni di voi, se noi non interveniamo in modo strutturale sul debito, noi rischiamo effettivamente di rinviare sempre le questioni centrali, che sono quelle di capire ma le popolazioni per quanto debbono pagare debiti di cui non hanno colpe, ma gli enti locali da Siracusa ad Alessandria perché devono pagare più del governo nazionale? Qualcuno pensa che sono i comuni i principali produttori di debito, è esattamente il contrario, in questi anni sono i comuni che hanno dato il massimo, e i comuni che hanno dato il massimo significa aver stressato al massimo le nostre comunità, lo ricordava Brambilla prima, ma noi mica stiamo festeggiando, noi sono 5 anni che mettiamo, ma mica per responsabilità nostra, per la legge, tasse al massimo, servizi con enorme, allora noi ci stiamo caricando un fardello enorme, ce lo siamo caricati nell'11 ereditando una città morta da tanti punti di vista. In questi anni abbiamo lavorato senza fermarci un attimo, abbiamo rianimato una città, abbiamo dovuto sempre lottare contro norme che cambiavano in continuazione, non siamo stati responsabili del tracollo della città, abbiamo mantenuto finora, io non lo so se ci riusciremo, io credo con l'impegno di tutti sì, in maniera pubblica i servizi di rilevanza costituzionale, abbiamo addirittura assunto, si parla di Napoli nel mondo non per le ruberie di chi governa, non per i rifiuti, non solo per i problemi di devianza e criminalità, ma soprattutto di una città che ha riscoperto orgoglio e fierezza. E questo passa anche attraverso le norme. Ma secondo voi, perché Luigi De Magistris è riuscito in quanto sindaco di Napoli
a creare quel clima di cooperazione istituzionale, quel clima di convincimento che siamo persone serie, quel clima di forza, quel clima di credibilità, perché il merito è di Luigi De Magistris? No, il merito è di una città che è diventata forte, è diventata attrattiva, è diventata capace di riscattarsi con le proprie forze, con la propria autonomia, nonostante gli ostacoli. Non sono cambiato io non è che vivo la fase rivoluzionaria e la fase ecumenica. Io da 25 anni sono uomo delle istituzioni sempre. Ho difeso sullo Sblocca Italia facendo una lotta politica senza precedenti, e se non avessimo vinto quella lotta, se non avessimo vinto le elezioni amministrative, se non avessimo vinto il referendum, noi non saremmo stati così forti. Quindi perché noi siamo forti? È perché il popolo ci ha dato la nostra forza. E quindi se prima c'era qualcuno, l'allora Presidente del Consiglio, che diceva con De Magistris non mi siedo a parlare fin quando non abbassa il livello della sua adrenalina politica, e io dovetti andare anche dall'attuale Presidente della Repubblica a fare una domanda umilmente, non con l'elemosina e col cappello in mano, ma da persona umile e da uomo delle istituzioni che da 25 anni, nonostante i miei difetti, la difendo senza aver mai tradito la Costituzione repubblicana, dissi: caro signor Presidente, io lo dissi qui quando venne a Napoli, io devo capire se in questo Paese possono convivere autonomia politica, differenze politiche e cooperazione istituzionale. Bene, dopo il 4 dicembre qualcuno mi deve spiegare, De Magistris è sempre stesso, in questo anno com'è che abbiamo portato a casa tutti questi risultati? È solo merito nostro? No, è merito di una cooperazione istituzionale di tutti, ma quando ci sediamo a parlare e a dialogare, quel clima che forse auspica pure Enzo Moretto, c'è il rispetto reciproco, c'è il rispetto reciproco, c'è il dialogo. Io rispetto il ruolo del governo, rispetto il ruolo, ma vogliamo essere rispettati. Bene, oggi Napoli, dopo l'approvazione della legge di bilancio, è una città che gode ancora di più, sempre di maggior rispetto, perché è il popolo che è diventato protagonista, e non è populismo, è la verità, perché se non ci fosse stato il popolo non avrei superato il periodo del sindaco sospeso, se non ci fosse stato il popolo non avremmo rivinto, nonostante voi ci dite che facciamo schifo, che non abbiamo fatto niente, schifo politicamente, che non abbiamo fatto niente, che siamo un disastro, che produciamo danni. La gente di Napoli ci ha votato, i nostri concittadini. Poi noi nei prossimi 3 anni, magari col contributo dell'opposizione, perché tanto io non mi devo candidare, tra l'altro, il contributo di tutti, riusciamo a migliorarci ancora di più, però credo che questa città ha raggiunto tanti risultati. Quello della credibilità, non una credibilità di un'amministrazione, una credibilità di una città, e si vede nella legge di bilancio, si vede negli incontri che ho avuto, si vede nel confronto che ho avuto con i presidenti di commissioni parlamentari, che non sono del mio movimento politico, con le forze politiche, col governo, con le istituzioni. Bene, non sporchiamo quella pagina, chiudo su questo perché avrei altre cose da dire ma divento troppo lungo. Non sporchiamola quella pagina, che nessuno se ne prenda il merito, è una cooperazione istituzionale. Forse l'unico merito è quello della città, e nella città nessuno è il padrone della città, nessuno è il padrone della città, al massimo noi che governiamo siamo subcomandanti di questa città, ma chi sta ai vertici è la gente che ci dà la forza, che ci critica, che ci pungola, che è pesante ascoltarle ogni giorno dopo 7 anni certe volte, perché non è facile, ma oggi io mi sento in grado di poter dire a questo Consiglio che dalla discussione di questo giorno noi siamo più autorevoli, più forti, più credibili. La strada è sempre difficile, però siamo più forti. Immaginatevi che sarebbe stato da un punto di vista istituzionale se non ci fosse stata quella norma. Politicamente avremmo magari creato un conflitto che ci portava chi lo sa dove, in quali lidi che noi non, sui quali non puntiamo. Invece oggi ha vinto la battaglia istituzionale, e per me che faccio il sindaco, la politica deve andare insieme alle istituzioni, ed ecco perché io sono contento, ringrazio molto gli uffici che stanno facendo un lavoro straordinario, ma li ringrazio per quello che stanno facendo e che faranno, non solo per quello che hanno fatto. Ringrazio il Consiglio Comunale perché ho ascoltato tutti gli interventi e li ho trovati tutti corretti, puntuali, ovviamente anche in cose che non condivido, però è stato un Consiglio Comunale importante, e sono soprattutto onorato di essere alla guida di una giunta così forte, di un amministratore, un'amministrazione di cui sono orgoglioso, e di una mia maggioranza che anche nei momenti di difficoltà, perché comunque sta a sostenere questa esperienza non è facile, nei momenti difficili è stata sempre con noi, e questa è una grande battaglia di squadra che dobbiamo fare. Quindi io
Penso davvero che si sta scrivendo una pagina significativa e sono convinto, anzi me lo auguro, che il prossimo governo con cui ci dovremmo confrontare comincerà esattamente con cui abbiamo terminato l'interlocuzione con il governo uscente, nel rispetto reciproco. E Napoli, ricordatevelo sempre, può essere utile al Paese. I sindaci possono essere utili. Non è un caso che i sindaci vogliono essere tenuti col piombo sulle ali, perché il sindaco, comunque la pensate, di qualunque colore politico sia, il sindaco sta in mezzo alla gente. Questa è la politica che fa paura alle caste vecchie e forse anche a qualche casta nuova, perché al posto in Parlamento non rinuncia mai nessuno. Stare sulla poltrona del sindaco, sapete perfettamente quanto è complicato e quanto è difficile. Se il Paese ricominciasse dai sindaci e dalle genti amministrate dai sindaci, noi ci troveremmo un Paese più unito, più coeso, pur nelle sue differenze. Grazie.